Buongiorno a tutti, siamo in diretta e volevo ringraziare per questa vostra partecipazione a un momento che è particolarmente importante perché circa un'ora fa è uscito il famoso decreto che va a regolare il contributo a quelli che sono gli operatori sportivi, per cui una cosa proprio dell'ultima ora, quello che in termini giornalisti si può dire è uno scoop vero e proprio. E quindi questo è sicuramente una platea privilegiata a cui parlare, ma avremo anche degli oratori privilegiati che possono parlarci della situazione attuale, due tecnici come gli avvocati Stivanello e Martinelli, e soprattutto abbiamo il senatore Barbaro, presidente dell'ASI, ente di promozione sportiva con cui la FIF collabora da tantissimi anni. Le due organizzazioni si sono scelte a vicenda perché hanno visto ciascuna nell'altra una forte rappresentativa. Il senatore Barbaro ha un suo excursus personale dal punto di vista sportivo che a noi è piaciuto subito e ci fa enormemente piacere l'idea che ci sia un senatore che conosce e vive lo sport, sa cosa vuol dire gestire un centro, che cosa vuol dire un'associazione sportiva, e avere un politico che si riesce a muovere con una cognizione di causa in questo contesto è senza dubbio importante. Immagino che anche lui non sia pienamente entusiasta del decreto che è uscito poche ore fa. Se magari ci illumina su quante iniziative sono state fatte, qui bisogna dire che ASI e FIF chiaramente insieme stanno cercando di fare capire come il mondo dello sport muove dei numeri enormi, dei numeri che in questo momento sembra che la politica stia ignorando, mentre invece questo famoso terzo settore che può essere una risorsa enorme. Direi che se il senatore è in linea passerei direttamente la parola a lui per farci un panorama. Purtroppo non ho sentito nulla di quello che avete detto prima. Sono entrato in questa... Bene, allora aspetta a me il compito di introdurre un po' tutti gli amici che sono in ascolto, di sintetizzare un po' lo stato dell'arte. Io partirei dal... Ci siete? Non vedo più nessuno. Pronto? 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 Posso parlare? Mi fate segno? Posso andare? Digli che vada perché vada. Non vedo nessuno, però se mi dite che posso parlare io continuo nella mia introduzione. Stavo dicendo che dobbiamo necessariamente partire dall'ultimo dato che è a nostra disposizione per poi cercare di calare il dato all'interno di un contesto di carattere generale che è quello che fa riferimento a tutto il mondo dello sport. Bene, è notizia di poco fa l'emissione del decreto. Io purtroppo ho partecipato sino a 10 minuti fa a un'altra call. È il momento delle call, è un momento in cui tutti quanti noi forse stiamo lavorando anche il triplo rispetto alle nostre normali abitudini, e tutto questo peraltro è complicato da una difficoltà comunicativa che sta in qualche modo mettendoci veramente a dura prova rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Cerchiamo comunque di venire a capo un po' dei nostri ragionamenti. Il decreto, parlavamo, è molto avvilente quel poco che ho potuto vedere, perché
mi sembra che il nostro paese, che si è sempre distinto per quello che riguarda gli aspetti di carattere burocratico, anche per quello che riguarda il mondo dello sport, non sia venuta meno a questa non tanto impressione quanto dato di fatto. È un decreto che era già largamente insufficiente per quello che riguardava la copertura economica. Eravamo tutti quanti curiosi di capire in che modo si sarebbe affrontata questa emergenza, e mi sembra di aver capito che le complicazioni sono all'ordine del giorno. Sono all'ordine del giorno perché si fa riferimento a una piattaforma che non si sa bene come Sport e Salute metterà a disposizione degli utenti, non si capisce bene come verrà regolamentato. Un aspetto importante di questo decreto che riguarda l'accesso al registro, che ad oggi è di competenza del CONI e non di Sport e Salute, c'è confusione su tutto quello che riguarda il resto delle modalità di accesso. Detto ciò, e poi sul punto semmai cercheremo di capire anche con l'ausilio degli amici che prima di me hanno avuto modo di leggerlo riga per riga, io purtroppo, ripeto, questo non l'ho potuto fare, come cercare quantomeno di dare nell'immediato risposte urgenti e indifferibili alla platea non solo di associati, ma alla platea di tutte le persone che in qualche modo sono ansiose di avere tutte le notizie necessarie per poter attivare il prima possibile questa forma di agevolazione che è stata concessa al mondo dello sport. E ora, esaurito l'aspetto particolare, entriamo nel generale. Io nei giorni scorsi ho avuto la fortuna o sfortuna, perché purtroppo non è accaduto nulla, di partecipare direttamente alle riunioni della Commissione Bilancio. Voi sapete che è la commissione di merito più importante, tutte le altre commissioni debbono dare dei pareri che sono consultivi, e per quello che riguarda provvedimenti dalla copertura di spesa generale, ma in particolare questo è imponente per quello che riguarda le dimensioni, passano attraverso la commissione bilancio. Nella commissione bilancio abbiamo presentato tutti i partiti all'incirca qualcosa come 1200 emendamenti. La tendenza sino ad oggi della commissione bilancio è stata quella di non entrare nel merito di ogni singolo emendamento, ma soltanto di discuterli a blocchi. Questo perché decisione del governo, almeno sino a quello che si è saputo oggi, è di non accogliere emendamenti, di non trasformare sotto il profilo economico quasi nulla di quello che è stato deciso all'interno del decreto Cura Italia, e quindi anche la stessa maggioranza avrà difficoltà ad andare a modificare quelle che sono le parti che secondo tanti partiti politici dovrebbero essere modificate. E qua non sto facendo un ragionamento di maggioranza o di opposizione, ma esclusivamente di volontà di tutte le forze politiche di entrare nel merito di questo decreto. Sembra, ma non è notizia certa, che ci sia una disponibilità minima ad accogliere correttivi al decreto Cura Italia per circa 25 milioni di euro. Parliamo quindi di una cifra minima rispetto ai 25 miliardi che sono stati oggetto del decreto, e che quindi, tradotto in percentuale, sta a significare che questo decreto potrà essere modificato per lo 0,1%. Questo per quello che attiene gli aspetti di carattere generale. Passiamo allo sport. Io non so come abbiano potuto dire tante organizzazioni che si occupano di sport che grazie al loro intervento è stato possibile inserire all'interno del decreto Cura Italia tanti passaggi che riguardano il mondo dello sport. È possibile che possano esserci, anzi è certo che possano esserci dei passaggi che riguardano aspetti di carattere generale che sono riferibili al mondo delle imprese e che quindi sono andati in una direzione ben precisa che riguarda le categorie produttive. Ma questo ovviamente prescinde dalla volontà di incidere in campo sportivo. Possiamo quindi affermare con tutta tranquillità che gli unici interventi che sono stati introdotti all'interno del decreto Cura Italia per quello che riguarda lo sport sono di due tipi. Il primo non prevede alcuna copertura di spese e riguarda la sospensione e il differimento dei canoni degli impianti sportivi pubblici,
un provvedimento che di fatto non solo non ha risolto il problema, ma in alcuni casi, l'ha generalmente complicato, perché il differimento sta a significare soltanto lo spostamento in là del pagamento dei canoni, ma il mantenimento del costo, con la possibilità sì di diluirlo, ma in ogni caso facendo gravare sulle spalle del concessionario l'intero costo dei canoni che nel frattempo sono stati accantonati. Non c'è stata quindi necessità di una copertura di spesa, perché parliamo di un provvedimento che ha soltanto spostato in là la scadenza dei pagamenti. Possiamo quindi affermare con tutta tranquillità che l'unico provvedimento che riguarda il mondo dello sport è quello riferito ai collaboratori sportivi. Parliamo quindi di una cifra, quella che riguarda il mondo dello sport, generalmente inteso a prescindere da quelle che sono le peculiarità di ogni singola disciplina sportiva. Parliamo di un provvedimento che ha inserito nel decreto Cura Italia la somma di 50 milioni per i collaboratori sportivi. Qualcuno ha gridato urrà, perché in ogni caso una categoria di collaboratori, quella che fa riferimento ai contratti sportivi, generalmente detto, sia stata oggetto di un'attenzione da parte dello Stato, perché essendo una categoria priva di qualsiasi tutela è stata quasi, tra virgolette, codificata all'interno di questo decreto, come giustamente e correttamente veniva reclamato a gran voce da quelle centinaia di migliaia di lavoratori che operano in questo campo. Ma già c'è stata una prima discriminante, e questo l'abbiamo visto anche all'interno del decreto, e che era stata in qualche modo preannunciata dal ministro Spadafora, ossia tutti coloro che fanno riferimento alla fascia dai 10.000 euro in su vengono esclusi dalla possibilità di accedere a questa agevolazione. Una misura quindi insufficiente, una misura iniqua per quello che riguarda la platea degli operatori che si riferiscono a questa tipologia, e soprattutto un provvedimento complicatissimo per quello che riguarda le possibilità d'accesso. In sintesi, cosa voglio dire? È mai possibile che un mondo, un comparto come quello dello sport, che rappresenta il 2% del PIL italiano, il 4% considerando l'indotto, debba essere stato attenzionato esclusivamente con una misura così inadeguata? E ho chiarito precedentemente quali sono i profili attraverso i quali abbiamo maturato tutti quanti la convinzione che sia inadeguata. A mio avviso la risposta è no. Come dobbiamo organizzarci per cercare di capire come rispondere a questa dichiarazione di indifferenza da parte del governo nei confronti del mondo dello sport, cercando di continuare sicuramente ad incidere laddove possibile all'interno di questo decreto, utilizzando quelle residue speranze che ci sono per entrare a far parte di quei 25 milioni di euro, ma non c'è dato sapere né dove e né quando questo sarà possibile. Lo sapremo già da domani mattina, perché si ricominceranno con le riunioni della commissione bilancio e molto probabilmente il testo arriverà in aula giovedì e sarà votato per poi trasferirlo alla Camera. Ma è fondamentale però la fase emendativa in questo contesto, perché possa, attraverso la produzione del maggior numero di atti possibili, e questo non lo circoscrivo alla Lega, ma lo estendo a tutti quanti i partiti politici, perché la volontà comunque di correggere questo decreto è stata generalmente interpretata attraverso una nutrita produzione di emendamenti che è stata presentata alla scadenza del 27 marzo, sperando che questa fase emendativa, sebbene non accolta all'interno di questo decreto, possa fungere da base, da piattaforma per poter incidere nel prossimo decreto. Questo è lo stato dell'arte. Mi sono limitato ad una descrizione asettica, quasi notarile, di quello che è accaduto, sicuramente con delle punte di polemica, ma essendo un esponente di un mondo che amo e che vorrei che venisse attenzionato con dei provvedimenti di diversa natura,
ho fatto veramente uno sforzo massimo per contenere al minimo la mia amarezza. No, questo è il quadro generale. Se mi volete farmi delle domande, sono a disposizione. Senatore, mi sente? Pronto? Senatore? Ci siete? Sembra che non ci sente il senatore. Noi l'abbiamo sentito, ma lui non ci sente. Non riesco a connettermi con nessuno, non so se avete sentito il mio ragionamento, datemi un segnale di vita, se c'è qualcosa che devo chiarire meglio, se c'è... Allora, il senatore sembra che non senta il nostro audio, sembra, perché... Senatore, Claudio? No. Mi chiedono da remoto se vi sento, no, la risposta è no. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema, perché sulla chat chiaramente quella state scrivendo in no, tantissimi. Non sento. State scrivendo in tanti con mille problemi pratici che chiaramente ognuno ha al suo. Il senatore ci ha prospettato non, quello che non so o tecnicamente quello che posso fare, perché ho dato veramente... Ho toccato veramente tutte le possibili icone che vedo qui sullo schermo, ma non riesco ad andare oltre, non saprei come aiutarvi. Ditemi voi quello che posso fare, perché non riesco a produrre nulla di più di quello che sono riuscito a fare. Allora, non so, chiedo alla regia se riesce ad aiutare il senatore Barbaro, intanto magari noi potremmo cominciare... A sentire i tecnici perché chiaramente cliccando sto parlando per l'avvocato Stivanello e Martinelli, cliccando su pubblico si vedono tutte le varie chat che hanno scritto, sono tanti, e chiaramente stanno facendo domande che riguardano il limite dei 10.000 euro, che da quello che ho capito io non è che non lo possono chiedere, semplicemente saranno prioritari quelli che arrivano fino a 10.000 euro. Però l'altro limite è lo stanziamento globale dei 50 milioni. Comunque, se il senatore Barbaro non riesce a entrare con il suo audio... Oh, mi sentite ora? Io sento Claudio adesso. Ecco, adesso sento anche voi, perfetto. Allora, noi ti abbiamo sentito... Però sì. Tu non sentivi noi. Il tuo intervento è stato chiaramente perfetto, però io so che tu hai segnalato tante altre cose che riguardano come possano le varie strutture SSD, ASD, stare in piedi, perché sulla chat stanno arrivando mille domande e dicono: ma qua i pagamenti arrivano, qua non si tratta di rinviare di un mese solo gli affitti o tutte le varie cose. E so che questa è una situazione che tu conosci bene e che hai cercato di affrontare. Io non so se tu hai sentito la parte finale del mio ragionamento, ho di fatto sottolineato quello che era presente all'interno del decreto. Ho tralasciato, almeno per il momento, tutta la parte emendativa che è stata in qualche modo ignorata dal governo, perché sul punto ovviamente possiamo in tutti i modi del mondo cercare di discettare tra di noi quale possa essere la direzione più giusta, e sicuramente ce ne sono tante di direzioni giuste che partono dagli affitti, passano quindi dal credito d'imposta, arrivano anche dalla deducibilità delle intere somme per le spese sostenute per abbonamenti o comunque qualsiasi altra forma di servizio, acquisto di servizi acquistati in campo sportivo, e ce ne sono tante altre. Però vorrei evitare, questo lo dico a beneficio di tutti quelli che ci ascoltano, che si possano andare ad alimentare delle aspettative che ad oggi, dobbiamo dircelo con estrema chiarezza, non sono state in qualche modo, in nessun modo, attenzionate dal governo. Quindi la realtà è la seguente:
solo due articoli del Cura Italia fanno riferimento allo sport, uno totalmente inutile che è quello del differimento dei canoni, l'altro insufficiente e complicato che è quello dei 50 milioni. Sul resto io sono disponibilissimo a esaminare con tutti gli amici che sono in ascolto, così come tutti gli amici che in qualche modo hanno un rapporto col mondo dello sport, tutte quelle che possono essere le problematiche che meritano di essere esaminate e meritano di essere sottoposte all'attenzione del governo. Però mi corre l'obbligo di dire che ci troviamo di fronte a un esercizio di retorica per quello che riguarda la possibilità che queste istanze possano essere accolte. Il ragionamento, finisco un attimo il ragionamento. Allora, diciamoci tutto quello che vogliamo, ci mancherebbe altro, perché è giusto e corretto che tutte le persone che hanno in mente una qualsiasi forma per cercare in qualche modo di alleviare la sofferenza di questo comparto possano essere in qualche modo discusse e elaborate. Però ci tengo a dire una cosa, è fondamentale in questa fase che tutto quello che non ha avuto la possibilità di essere enunciato o comunque di passare attraverso forme diverse in termini di strumenti associativi per poter arrivare all'attenzione dei nostri governanti, possa in qualche modo individuare quali possano essere le forme necessarie per acquisire rappresentanza. E qui vengo alle note dolenti che riguardano il modo di concepire il nostro ordinamento sportivo, che passano sempre e soltanto attraverso formule stantio, di rito, che fanno riferimento alle federazioni sportive, ci metto anche alle antinozioni sportive, e che invece non rispondono alle esigenze reali di tutto quel esercito di operatori che dalla mattina alla sera in campo sportivo offre all'utenza la possibilità di fare sport, andando a supplire a quelle che sono delle vere e proprie carenze istituzionali per quello che riguarda l'erogazione del servizio. Non parlo soltanto del volontariato, ma parlo di qualsiasi forma. Non è questo il momento di andarci a dividere tra profit e non profit, anche se sono il presidente di un'organizzazione sportiva che è a tutto tondo un'organizzazione non profit. Però il tema qui è di chi suda e chi non suda, non è di chi offre lo strumento per poter fare un'attività commerciale o per fare un'attività di volontariato. Sono forme diverse dal punto di vista giuridico, sia ben chiaro, che debbono essere attenzionate nella giusta misura dal legislatore. Però dobbiamo cercare di capire come attraverso questo momento di sofferenza si possa arrivare a determinare una capacità di rappresentanza diversa rispetto a quella tradizionale. Per me è fondamentale questo passaggio, perché se non riusciamo a fare massa critica in questo momento, non riusciremo mai più a farlo. Claudio, in questo momento abbiamo collegato un migliaio di utenti. Do il benvenuto a tutti. Probabilmente si stanno chiedendo, ma allora come possiamo fare per fare massa critica? Si stanno chiedendo questo. Beh, innanzitutto io sto vedendo cose che in questi anni non ho mai visto, perché ci sono diverse sigle che fino ad oggi si sono ignorate tra di loro, che stanno sentendosi, stanno uniformandosi, si stanno collegando e stanno cercando in tutti i modi, in tutti i modi possibili di far sentire la propria voce. Il problema grosso però è un altro, che non c'è dall'altra parte disponibilità a sentire qualcuno se non attraverso le forme diverse, giunta CONI, Consiglio Nazionale CONI, federazioni, enti di nozione sportiva. Dobbiamo fare del tutto affinché, parlo del comparto dei gestori di impianti sportivi, parliamo di un qualcosa che raggruppa all'incirca 90.000 gestori di impianti sportivi in Italia, per una spesa soltanto di affitti, badate bene, si parla sempre del calcio nel nostro paese perché dicono che attraverso tutto quello che genera il calcio arriva anche un gettito fiscale clamoroso, ma io credo che questi conti siano stati fatti male, perché se parliamo soltanto degli affitti che vengono spesi sia le concessioni che per gli affitti degli impianti in Italia, parliamo di una spesa che si avvicina a 1.100.000.000 al mese, parliamo quasi di 14 miliardi all'anno soltanto di affitti e di canoni di concessione. Mi rendo conto che sono andato a toccare un tasto delicato, perché la possibilità che
questo comparto possa diventare a tutti i livelli una parte sociale che possa sedere ai tavoli è il tema più discusso in questo momento e per alcuni versi anche più complicato. Ad oggi io però vedo che ci sono delle risposte che mi permettono di poter dire che qualcosa si sta muovendo e forse se riusciamo ad alzare tutti quanti insieme la voce, forse qualcuno ci ascolterà, cosa che fino ad oggi non è mai accaduto. Bene, noi Claudio come FIF ci siamo, abbiamo visto la petizione che è stata fatta. Ve ne do atto. Abbiamo sempre visto in te una persona che vive e conosce il mondo dello sport e quindi avere nella politica uno che sa di cosa sta parlando non è poco, permettimi. Vi ringrazio. Adesso io direi, visto che abbiamo due tecnici di altissimo profilo qui che sono collegati, che ci possono quindi dare qualche delucidazione in più, proverei a chiamare, non so in quale ordine, proviamo a chiamare prima Guido Martinelli. Andiamo a vedere se Guido Martinelli è in linea, dovrebbe esserci. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Ormai buonasera. Guarda, c'è il delirio sulle chat, non so se hai visto. Ho visto tutto, le sto leggendo attentamente. Ok, va bene. A te la palla, come si dice in gergo calcistico. Ottimo, la raccolgo volentieri e volevo ringraziare il senatore Barbaro che come sempre è molto preciso e puntuale nei suoi interventi e consentitemi di ricordare un'altra cosa del senatore Barbaro che lui evidentemente per correttezza istituzionale non ha citato ma che io voglio fare con piacere. Il primo disegno di legge di riforma dello sport di questa legislatura è stato presentato proprio dal senatore Barbaro. Quindi il senatore Barbaro è stata persona che tutti i problemi che oggi stiamo affrontando gli aveva ben presente e il suo progetto di legge è stato presentato alla fine dell'anno scorso, di due anni fa, del 2018 anzi, che poi dopo ho capito è stato bloccato dalla legge che poi è diventata la legge 86 del 2020. Detto questo, quindi ricordando che ha ben presente i problemi, capito, di cui si sta parlando, devo dire che qui dobbiamo cercare di scindere gli aspetti in due, perché altrimenti rischiamo di fare grossa confusione. Il primo problema è il decreto legislativo 18, quello diciamo all'interno del quale è contenuto questo articolo 96, per cui c'è questa previsione dei 600 euro una tantum a favore degli sportivi, e invece i decreti delegati della legge 86 che dovrebbero essere approvati entro il 31 agosto del 2020. Perché dico questo? Perché in questo momento credo che si stiano un po' accavallando le due cose e credo che vederle sovrapposte, capito, potrebbe essere negativo. Consentitemi alcune considerazioni di carattere generale per lasciare poi dopo alla collega Stivanello magari di entrare un po' più nel merito del provvedimento attuale, quindi vi lascio ancora un po' in suspense e lascerò poi a Biancamaria l'onere e l'onore di illustrare in maniera più compiuta il provvedimento di cui si sta parlando, per fare qualche considerazione un po' più di carattere generale. Intanto credo che siamo arrivati a Redde Rationem, siamo arrivati al momento in cui lo sport deve uscire, non a caso il senatore Barbaro ha parlato anche di scopo di lucro, nel senso ricordiamoci, e questo lo vorrei ricordare perché credo che le legittime pretese di tutti coloro i quali stanno in questo momento scrivendo nella chat tutte cose assolutamente vere e oggettive, devono però fare un po' di autocritica, perché tutti noi all'inizio siamo partiti con società non lucrative, con compensi sportivi, quando da parte di noi consulenti si diceva attenzione che proprio le cose così non si possono fare, in realtà ci piaceva perché così non davamo soldi allo Stato, adesso li stiamo chiedendo. Ecco, ricordiamoci che siamo stato un mondo che si è sempre così nascosto proprio per evitare di dover dare soldi allo Stato. Adesso è giusto pretenderlo, non lo discuto, sono d'accordo con voi, però ecco, ricordiamoci un po' che in questo momento quello che ci viene dato è un qualcosa a cui noi non abbiamo dato invece nulla nei confronti dello Stato. E vediamo
a tre o quattro aspetti che mi sono così annotato, di cui volevo discutere. Primo discorso, anche qui consentitemi di fare un attimo il politico, lungi da me il voler rubare il mestiere del senatore Barbaro, che lo fa ben meglio di me, ma quando sento il ministro Spadafora che dice che uno dei problemi è stato che non conoscevano il numero della potenziale platea dei beneficiari di questo provvedimento, che un ministro dello sport, capito, dichiari questo, mi lascia abbastanza esterrefatto. Era subito palese questo dato, e devo dire anche qui non voglio necessariamente fare l'elegia del senatore Barbaro, ma vi ricordo che all'inizio non si parlava di 50 milioni, si parlava di 10 milioni di euro, e fortunatamente, grazie anche all'azione del senatore Barbaro, questi milioni da 10 sono diventati 50. Pensate se fossero rimasti i 10 originali. Detto questo, secondo aspetto, c'è un qualcosa che non tutti hanno evidenziato. Attenzione che in questo numero, fra la platea dei potenziali beneficiari, sono compresi anche gli atleti. Giusto o sbagliato che sia, per me è sbagliato, però resta il fatto che oggi come oggi un atleta di Serie A, dilettante di pallavolo, di baseball, di pallanuoto, può addirittura richiedere anch'esso, nonostante che abbia ricevuto compensi importanti, richiedere anch'esso, capito, i 600 euro. Ecco allora che proprio sotto questo profilo la prima cosa che volevo evidenziare è: attenzione, credo che chi fra gli atleti che riceva compensi ha ricevuto compensi importanti si astenga per favore, proprio come coscienza civile, si astenga per favore da fare domanda, perché se è vero che potenzialmente potrebbe richiedere, proprio l'esiguità del finanziamento che rischia di far rimanere fuori soggetti che ne hanno veramente bisogno, credo sia importante che gli atleti si mettano la mano sul cuore e quindi rinuncino a effettuare, diciamo così, la domanda di questi contributi. Secondo discorso, il fatto di aver privilegiato i soggetti che percepiscono meno di 10.000 euro. Chiariamo qui il concetto qual è. Qui non c'è un chi prende più di 10.000 euro non può ricevere il contributo. In realtà il contributo lo possono ricevere tutti. Però, sapendo che i soldi sono pochi e sapendo che comunque, come dice chiaramente la norma, verranno privilegiati i soggetti che hanno ricevuto meno di 10.000 euro, il rischio che i soggetti che ne hanno ricevuti di più non ricevano o non siano finanziati i contributi per questi soggetti è un rischio alto. E questo, secondo me, è un errore enorme. È un errore enorme per almeno tre ordini di motivi. Primo ordine di motivo, il rischio che ci si trovi di fronte a dare contributi a soggetti che, se effettivamente hanno percepito meno di 10.000 euro in un anno, probabilmente avevano risorse finanziarie ad altro titolo e quindi probabilmente non hanno alcun bisogno di ricevere, capito, questo contributo. Perché con meno di 10.000 euro l'anno, quindi con meno di 800 euro al mese, credo, capito, che iniziamo ad arrivare a un livello di sussistenza e quindi probabilmente, capito, questo non accade. O comunque cosa potrebbe essere accaduto? E qui non sto svelando degli altarini, ma sto dicendo cose che tutti quelli che mi ascoltano ben sanno. Diamo 10.000 a me, 10.000 alla moglie, così, capito, siamo in due che prendono 10.000 euro, non paghiamo le ritenute, ma intanto ci portiamo a casa 20.000 euro. Ecco, l'aver penalizzato chi percepisce più di 10.000 euro di fatto va a beneficiare quei soggetti che invece, capito, hanno suddiviso i propri compensi e hanno, capito, diviso fra sé e magari qualche familiare i denari che possono arrivare da questo tipo di intervento. E quindi la cosa che mi lascia fortemente perplesso è appunto questo di aver, diciamo così, privilegiato quelli che percepiscono meno di 10.000 euro, che sono poi soggetti che non hanno versato alcun tipo di ritenuta fiscale, a scapito di quelli che, percependo più di 10.000 euro e versando la ritenuta fiscale, sono sicuramente stati in grado di, diciamo così, dare anche un piccolo loro contributo all'attività che viene fatta. Ma
consentitemi adesso gli ultimi 5 minuti del mio intervento di dedicarle, dedicarle a un altro aspetto. Primo dato, articolo 3 del decreto che è stato appena approvato. I lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione in senso dell'articolo 67 come prima lettera. I lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione. Ecco, credo che sotto un profilo strettamente tecnico, una delle cose importantissime che va evidenziata sotto questo profilo è che ci troviamo di fronte a una qualifica del rapporto sportivo come rapporto di lavoro. Voi sapete, chi mi ha seguito lo sa bene, che da 20 anni che io sto seguendo questo ragionamento, non era assolutamente pacifico che i soggetti che svolgessero un'attività sportiva in via principale e potessero percepire questi compensi ex articolo 67, perché si diceva non possono essere dati a chi non ha un altro lavoro. Bene, diciamo che questo decreto ha sdoganato definitivamente questo concetto e quindi ormai pacifico, anche su un profilo diciamo giuridico, che i soggetti che percepiscono i compensi ex articolo 67 possono anche percepire solo quelli, cioè possono lavorare percependo compensi per attività sportiva dilettantistica. Quindi, primo dato, legittimazione del compenso sportivo anche per quei soggetti che svolgono attività lavorativa. Ma questo è anche un rovescio della medaglia nell'interesse, diciamo così, delle società sportive. Perché nel momento in cui io, istruttore, faccio domanda per questi contributi, riconosco espressamente che il mio rapporto è un rapporto derivante da una prestazione sportiva dilettantistica. Nel momento in cui io, collaboratore amministrativo gestionale, faccio domanda ai sensi di queste disposizioni, riconosco che ci troviamo di fronte a un rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica. Quindi è chiaro che nel momento in cui è lo stesso lavoratore che riconosce l'esistenza di questo tipo di collaborazione, le conseguenze quali saranno? Le conseguenze saranno che questo tipo di rapporto non sarà o non potrà essere rivalutato in altro modo, ad esempio come rapporto di lavoro subordinato, in caso di un'eventuale controversia. Quindi anche questo, diciamo, è un punto a favore che deve essere visto in questo ambito, in questo ragionamento. Ma attenzione, e qui mi ricollego a un discorso che faceva anche prima il senatore Barbaro, che giustamente accennava al problema di dire ci sono gli affitti da pagare, molte domande, capito, che stanno venendo fuori si riferiscono proprio anche agli affitti da pagare, e fino a settembre-ottobre che non si riaprono le palestre, introiti non ce ne sono. Perfettamente d'accordo. Parlerò fra un minuto degli affitti, ma consentitemi di finire il discorso, capito, sul discorso lavoro. Sul discorso lavoro il problema qual è? Che nel momento in cui abbiamo definito questa categoria di compensi ex articolo 67 come lavoratori, è chiaro, lo dice anche, e qui prendiamo in mano la legge 86, quindi prendiamo in mano l'articolo 5 della legge 86, sarà comunque ridisegnato il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, a prescindendo, diciamo così, da questo decreto Cura Italia. Il ridisegnare questo rapporto sportivo dilettantistico sicuramente passerà attraverso un assoggettamento in parte, parziale, totale, non lo so, alle contribuzioni previdenziali e assicurative per questo tipo di rapporto. Quindi attenzione, che il problema fortissimo che io temo, che a settembre non solo ci sarà il problema di non poter pagare gli affitti perché comunque dobbiamo far recuperare le quote, capito, dei nostri iscritti o abbiamo difficoltà a incassare, ma avremo anche il problema che il costo lavoro comunque potrebbe aumentare. Ecco allora che in questo quadro una delle cose che a mio avviso bisognerebbe che il politico recepisse, che quindi la politica sentisse, è che i contributi previdenziali sugli istruttori sportivi
che sono una componente essenziale della riforma, cioè non se ne potrà fare a meno, perché comunque ci sono ragazzi che sono anni che stanno lavorando senza avere nessun tipo di garanzia previdenziale, almeno per il primo anno, se non di più, dovrebbero essere fiscalizzati, cioè dovrebbe essere a carico dello Stato, perché se ci trovassimo a settembre a dover pagare anche i contributi previdenziali sotto il profilo diciamo così della contribuzione, ci troveremo di fronte veramente a una situazione da cui non se ne potrà uscire. Due note finali, perché il tempo è tiranno e giustamente sarà necessario che Bianca Maria Stivanello vi spieghi poi le modalità di questo. Due cose. A. Quote. Devono essere restituite le quote non godute? Secondo me si potrebbero anche non restituire. Io non sono così convinto che avremo l'obbligo di restituire le quote. Sicuramente avremo l'obbligo di garantire comunque la prestazione, quindi di dare dei voucher, quindi di allungare gli abbonamenti per il tempo non goduto, ma credo che non sia del tutto pacifico che ci sia diritto alla ripetizione della quota non goduta, in special modo se parlassimo di SD e di SSD. Sugli affitti dei locali invece purtroppo temo ci sia poco da fare se non una trattativa propria. Grazie Marco, a te di nuovo il microfono. Grazie Guido, chiaramente hai messo come al solito il dito sulla famosa piaga, anzi le piaghe, perché certamente nulla sarà esattamente come prima e anch'io sono convinto che a settembre ci troveremo in un quadro, per carità, affrontabilissimo, e qui avremo bisogno, come diceva il senatore Barbaro, di fare massa critica, cioè nel senso, se riusciremo a dare una rappresentanza al mondo dello sport, e qui dovremmo trovare anche il punto di unione fra parte data da SD e SSD e anche da società commerciali, perché fanno comunque parte di un mondo con modalità diverse, come diceva il senatore Barbaro, ma che sarebbe bello mettere insieme sotto questo aspetto qua, anche perché numericamente è assolutamente alto. Vedo dalla chat che ci sono chiaramente preoccupazioni sia da parte di chi ha partita IVA, così come da parte di chi non ha partita IVA, tutti hanno chiaramente una preoccupazione sotto questo aspetto. Adesso, se il senatore ha ancora tempo di rimanere con noi, benissimo, perché magari ci saranno qualche domanda più specifica verso la fine. Lascerei a Bianca Maria Stivanello la palla per vedere più nel concreto cosa fare con questo decreto e se ha da aggiungere qualcosa a questo mondo variegato, che quindi va dal dilettantismo alla parte più commerciale, sia da parte di personal trainer che di palestre. Prego Bianca Maria. Grazie Marco, buonasera a tutti. Allora, il commento sarà davvero in diretta questa volta, perché il famoso decreto interministeriale che tutti stavamo aspettando è stato reso noto in forma anticipata come schema bullinato dalla Ragioneria dello Stato, credo mezz'ora prima, 20 minuti prima che incominciasse questa diretta. Si è già visto sui social l'anticipazione dell'ANSA, quindi io come l'avvocato Martinelli siamo riusciti a dare una letta veramente veloce. Io credo che più che spiegare molto potremmo fare proprio una lettura guidata in diretta di quelli che sono i dettagli che finalmente sono arrivati e che tanti stavano aspettando. Devo dire che in questi giorni c'è stato un proliferare di soluzioni, contatti, moduli messi online, autocertificazioni, elenco di documenti da allegare, da non allegare, che hanno davvero creato molta confusione, hanno disorientato tutti gli utenti. Allora, finalmente questo decreto mi sembra che faccia un po' di chiarezza. Ecco, non entro nel merito delle questioni, degli effetti, delle conseguenze, perché sono state già bene affrontate dal maestro Martinelli e dal senatore Barbaro, che
in due parole anche riuscito a dire che insomma in questo decreto Cura Italia per lo sport c'è molto poco, questo bonus da 600 euro che è difficile e complesso e lo sconto la sospensione sugli affitti pubblici che non serve a nulla. Allora vediamo di capire se questo bonus per il mese di marzo è un bonus una tantum per il mese di marzo, incomincia a diventare un pochino più chiaro. Allora, la norma faceva un riferimento generico a tutti coloro, a tutti i collaboratori che percepivano compensi e a tutti coloro che erano inquadrati nell'articolo 67, comma primo lettera M, cioè atleti, collaboratori, istruttori, tecnici, ma anche collaboratori amministrativo-gestionali che, lo ricordiamo, sono inquadrati nel regime dei redditi diversi, sono inquadrati nell'articolo 67 dall'articolo 90 della legge 289. Quindi, siccome non ci sono specificazioni ulteriori, dobbiamo ritenere che la platea è allargata a tutti coloro che hanno percepito compensi, articolo 67, quindi sportivi puri, gestionali, dirigenti, atleti e quant'altro. Il limite dei 10.000 euro, di cui si è tanto dibattuto in questi giorni, non esiste da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, perché la norma che fa riferimento a questo tipo di emolumento non è riferita soltanto agli importi dei compensi inferiori ai 10.000, come era in passato prima del 2000. Dalla modifica che c'è stata a partire dal 1 gennaio 2000, qualsiasi tipo di emolumento è inquadrato nei redditi diversi. Quando io parlo di compenso sportivo dilettantistico, può essere di 3.000 euro, di 10.000 euro o di 20.000 euro, è sempre giuridicamente un compenso che è inserito nell'articolo 67. L'unica differenza qual è quella dell'imponibilità fiscale, quella che ci è data dall'articolo 69,2. Allora, se il tetto di imponibilità fiscale, che attualmente è 10.000, è superato, si andranno a pagare le ritenute, ma questo non altera la natura del compenso, la natura dell'emolumento, che rimane sempre e comunque un reddito diverso e quindi escluso dall'assoggettamento previdenziale. Questo è importante e probabilmente, abbiamo sentito tutte le dichiarazioni del ministro Spadafora, era un concetto non troppo chiaro al Ministero. In ogni caso, come è stata risolta? Molto, molto parzialmente, cioè si dice non ci sarà differenza, vanno tutti quelli del 67, però le domande di coloro che nel 2019, ecco almeno abbiamo un riferimento, coloro che nel 2019 hanno percepito compensi fino a 10.000 euro saranno esaminate, saranno istruite, saranno accolte per prime, cioè un criterio di priorità. Prioritariamente che è citato espressamente dall'articolo 3 di questo decreto, il quale poi conclude, lo leggo così proprio in diretta, ma ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale credo a momenti e comunque entro oggi, perché è datato e firmato con la data di oggi 6 aprile. Cosa si dice per quelli che non hanno questo accesso prioritario? Si dice: le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue. Questo ci fa comunque capire che anche chi avesse percepito, avesse superato la soglia nel 2019 dell'importo di 10.000 euro, potrà comunque proseguire, attivarsi per la domanda, che però non verrà trattata subito, ma verrà trattata, diciamo così, in coda alle altre che rispettano questo requisito. Andiamo a vedere altri dettagli. Si dice che la domanda si può presentare fino al 30 aprile, ma chiaramente quello che interessa a tutti è invece il giorno d'inizio, per paura di questo famigerato click day, considerato che, come sappiamo, le risorse sono assolutamente insufficienti e che il criterio stabilito dal decreto Cura Italia, ribadito anche nel decreto interministeriale, è quello dell'ordine cronologico di presentazione.
Quindi quello che interessa non è tanto la data finale, ma la data iniziale. Le dichiarazioni che io ho appreso poco fa sulla pagina Facebook del ministro Spadafora, che dovrebbero essere anche pubblicate sul sito di Sport e Salute, che però non ho potuto verificare perché ho provato 10 minuti fa, il sito di Sport e Salute non si apriva, quindi spero non sia un segnale di qualche difficoltà, speriamo che sistemino. Comunque le dichiarazioni vanno in questo senso, il ministro dice che si apre domani alle ore 14. La domanda si farà online su questa piattaforma che verrà messa a punto, che sta per essere messa a punto da Sport e Salute, quindi si accede al sito di Sport e Salute, ci si accredita in questa piattaforma, sempre in maniera molto semplificata, mandando a un numero di telefono che sarà pubblicato sul sito il codice fiscale. Seguirà un SMS, quindi il richiedente manda il codice fiscale, riceve un SMS sul proprio telefono con le indicazioni e gli orari per collegarsi e presentare la domanda. Poi sulla piattaforma ci sarà questa domanda, sarà da compilare, da presentare. E ci dicono anche quale sarà il contenuto dell'autocertificazione, riprendendo quello che diceva la norma, e finalmente sappiamo quali sono i documenti da allegare. Allora qui mi fermo un attimo, la domanda, lo possiamo anche leggere insieme, prevederà di compilare una serie di campi e soprattutto di dare tutte le indicazioni necessarie relative al contratto. Lettera di incarico, contratto di collaborazione, accordo di prestazione sportiva, non ha importanza come sarà chiamato il contratto, qualsiasi contratto di collaborazione sportiva pagato con i compensi articolo 67 e che non comporti e che non sia stato attivato con una iscrizione all'INPS gestione separata. Quindi qui apro la parentesi per fare una piccola precisazione. Quando si parla di co-co-co, attenzione, se io ho un co-co-co amministrativo gestionale che è trattato e inquadrato come articolo 67, la domanda la devo fare qui a Sport e Salute perché non ho una posizione previdenziale, non sono iscritto alla gestione separata INPS. Viceversa, se ho un co-co-co ordinario, dovrò fare la richiesta all'INPS del bonus 600 euro per titolare di partita IVA e per titolare di co-co-co iscritti alla gestione separata. E chiudo la parentesi. Allora, la domanda dovrà prevedere tutta una serie di compilazioni di campi che sono richiesti e si riferiscono a questo contratto e lì possiamo leggere insieme le parti, quindi il collaboratore e i dati della società, dell'associazione sportiva. Importanti perché? Perché poi nell'istruttoria Sport e Salute andrà a verificare che questa società e associazione sportiva sia regolarmente iscritta al registro CONI al momento dell'entrata in vigore del decreto, cioè del 17 marzo. Bisogna che la società e associazione sportiva sia iscritta al registro CONI al 17 marzo 2020. Poi bisogna indicare la decorrenza di questo contratto e anche la durata, perché sapevamo già che il requisito era contratto in essere al 23 febbraio. Il decreto interministeriale ne aggiunge un'altra e dice sì, il contratto deve essere in essere prima o al più tardi alla data del 23 febbraio, ma deve essere ancora in vigore, quindi ancora costante, al momento di entrata in vigore della norma del Cura Italia, quindi al 17 marzo. Contratto che è continua ad essere un rapporto pendente, diciamo così, tra il collaboratore e la società che lo ha incaricato della prestazione sportiva, compreso in questa finestra, cioè ancora in essere al 17 marzo. Va indicato il compenso e attenzione bene, va indicata la tipologia della prestazione. Ovviamente dobbiamo ricordarci che stiamo chiedendo il bonus come collaboratori
osservato giustamente l'avvocato Martinelli, siamo ormai diventati lavoratori a tutti gli effetti, c'è un popolo di lavoratori che prima era sconosciuto e adesso è invece stato riconosciuto come tale, con poi gli effetti che potranno derivare soprattutto dalla riforma, sperando che venga attuata con i decreti che si attendono ad agosto. E, dicevo, questi lavoratori, questi collaboratori possono prendere i compensi articolo 67 per le solite condizioni che tutti devono conoscere bene, cioè in relazione ad attività sportiva che sia riconosciuta come tale dall'ordinamento sportivo, quindi solo ed esclusivamente per le discipline riconosciute nell'elenco CONI e per mansioni che sono anche riconosciute e indicate dalle federazioni come assolutamente necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Nella domanda sarà, a quanto si capisce, incorporata anche la autodichiarazione, l'autocertificazione, dove il richiedente dovrà dire che questo contratto preesisteva alla data del 23 febbraio, che è ancora in vigore il 17 marzo e soprattutto che l'interessato, che richiedente, non percepisce alcun reddito da lavoro nel mese di marzo 2020. Ovviamente c'è l'incompatibilità non solo con altro reddito da lavoro, ma anche con il reddito di cittadinanza e anche con le altre indennità speciali, i bonus che sono previsti per i lavoratori che vengono concessi, erogati dall'INPS, ad esempio l'istruttore titolare di partita IVA. L'istruttore sportivo titolare di partita IVA farà la domanda all'INPS, ovviamente non la fa qua, sia perché è comunque incompatibile percepire compensi sportivi quando si ha la partita IVA, ma anche fosse, se uno è lavoratore inquadrato in un altro modo, non può ovviamente cumulare tutte le indennità. Mi pare chiaro, lo sanno tutti, ma lo precisiamo, l'effetto dell'autocertificazione è quello di essere responsabili a pena di falso delle dichiarazioni che si fanno, per cui quando il richiedente dice io non ho percepito altro reddito, è chiaro che poi in caso di controlli a posteriori, di controlli successivi, emergesse che questa dichiarazione non corrisponde a verità, il dichiarante è passibile, è responsabile penalmente per il reato previsto dall'articolo 495 del codice penale. I documenti da allegare, finalmente lo sappiamo, lasciamo stare i lunghi elenchi che abbiamo visto in questi giorni sulle pagine Facebook, sulle dirette, sulle comunicazioni che tanti hanno cercato di dare per andare incontro alla platea degli interessati. I documenti da allegare, dice il decreto, sono la copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido. Ovviamente, perché se si deve andare a presentare un'autocertificazione, sempre quando si rilascia un'autocertificazione si allega un documento di identità, per cui è ovvio che siccome la domanda contiene l'autocertificazione va allegato il documento. E poi bisogna allegare la copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, qualunque sia. E solo nel caso in cui non si abbia il contratto di collaborazione, quindi in alternativa, si dovrà, diciamo così, dimostrare la preesistenza del contratto che non ho allegato con la copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020. E qui nelle FAQ che già sono a disposizione, erano a disposizione sul sito da qualche minuto fa, da una mezz'ora fa circa, insomma, si legge che va bene qualsiasi tipo di quietanza, quindi la ricevuta del compenso, anche un bonifico, una distinta di un bonifico, purché ovviamente
in questo documento siano rinvenibili tutti gli estremi del pagamento, cioè la causale dell'importo e anche le parti, cioè l'associazione che paga il collaboratore per una causale che sia riconducibile. Ecco, io direi che poi c'è nel decreto c'è una serie di indicazioni che riguardano i controlli. E allora, al di là di quello che ho già detto sul contenuto veridico che ovviamente deve esserci per l'autocertificazione, bisogna prendere atto anche che il decreto interministeriale prevede una serie di poteri a Sport e Salute per fare dei controlli a campione, oppure in caso di raccolta, di evidenziazione di elementi sospetti anche in maniera più approfondita e addirittura anche in loco, anche presso le società, le associazioni che sono i committenti, diciamo così, del rapporto. Io direi che qui si potrebbe concludere la prima lettura veloce del decreto. E poi possiamo sentire se ci sono delle domande e capire se possiamo dare qualche indicazione ulteriore agli utenti. Cosa dice Marco? Allora, non so se mi senti. Grazie, perché sei andato sul pratico del decreto, sì. Quindi cosa occorre. Adesso vedo che le domande ne sono arrivate tantissime. Ce ne sono chiaramente dalle più semplici che dicono: ma io prendo un reddito extra di 300 euro oltre a quello di compenso sportivo, mi sembra di allora, capire che sì, allora possiamo provare ad approfondire un attimo questa cosa, l'incompatibilità con altri redditi. Allora, noi leggiamo la norma e dice altri redditi da lavoro, quindi sicuramente un altro lavoro autonomo, un altro lavoro dipendente, e adesso con il decreto e con le FAQ che ho potuto leggere da poco abbiamo qualche altro chiarimento ulteriore. Allora, sono compresi anche i redditi assimilati, quindi lavoratori dipendenti e redditi assimilati. I redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente sono tanti, per esempio quelli dei soci delle cooperative, anche chi percepisce borsa di studio, assegno, premio per fini di studio e addestramento, anche i gettoni di presenza queste precludono perché altri redditi da lavoro anche se assimilati, quindi questi non sono prestazioni vere e proprie di lavoro, però siccome sono come reddito assimilate a quello da lavoro dipendente, ovviamente estendono la preclusione. Faccio un altro esempio di reddito assimilato, caso di separazione dei coniugi, l'assegno di mantenimento al coniuge, non quello per i figli, ma l'assegno di mantenimento al coniuge è equiparato a un reddito da lavoro, quindi preclude la possibilità di presentare la domanda. E io direi anche che a questo punto non è specificato, ma anche il lavoro occasionale letteralmente ritengo che precluda. Questa è una situazione un pochino diversa rispetto invece ai chiarimenti che aveva dato l'INPS per l'indennità articolo 27, cioè gli istruttori con la partita IVA possono chiedere il bonus di 600 euro all'INPS e hanno una serie di incompatibilità un pochino diverse, più lievi possiamo dire. Allora, in riferimento a una circolare dell'INPS del 30 marzo, e allora anche per questi casi, parlo per non far confusione degli istruttori con partita IVA, anche in questo caso le indennità sono incompatibili tra loro, non si possono cumulare con il reddito di cittadinanza e poi non si possono cumulare con le pensioni dirette, con l'APE sociale, non si possono cumulare con l'invalidità, con l'assegno di invalidità. Invece sono compatibili con l'indennità di disoccupazione e anche con borse lavoro, stage, tirocini professionali, con compensi per attività sportiva dilettantistica e anche con le prestazioni di lavoro occasionale. Quindi è un regime un pochino diverso, quello che riguarda
le compatibilità degli istruttori con partita IVA rispetto agli istruttori senza partita IVA o agli istruttori senza posizione previdenziale, cioè i collaboratori sportivi che prendono i compensi articolo 27. D'altronde, un'ultima battuta che ad esempio qualcuno scrive: e se uno ha più contratti? Non ho sentito. Se uno ha più contratti di lavoro, quindi magari con un'associazione a 3.000 euro, con un'altra ne ha 4.000, con un'altra ne sì, ha 2.000. Più contratti di lavoro, ma si intende sempre, sono tutti rapporti di collaborazione sportiva. Esatto. Non ha altri lavori, perché altrimenti sarebbe precluso. Farà una sola domanda. Loro dicono, ma quale devo indicare come contratto di lavoro? Devo indicare tutti e tre, tutti e quattro? Adesso io bisognerà capire quando si apre la piattaforma cosa dice, però penso che ne basti uno, che mettano il principale, mi verrebbe da dire con buon senso. E la somma, ne basta uno. 10.000. La somma però, esatto, uno dichiara che nell'autocertificazione c'è anche l'importo insomma raggiunto nell'anno precedente. Ok, perfetto. Allora, io se Guido deve aggiungere qualcosa, perché ad esempio c'era una domanda che diceva se ad esempio io faccio Pilates che non è riconosciuto. Esatto, infatti volevo avevo colto anch'io quella domanda e volevo intervenire proprio per parlare di quella cosa lì. Intanto una premessa, se ne è parlato tanto, giusto o sbagliato che sia, comunque oggi il vincolo di tesseramento non è essenziale ai fini della richiesta del contributo, cioè non devo necessariamente essere tesserato, o perlomeno Bianca Maria controllamelo, ma mi sembra capito che il vincolo di tesseramento non sia previsto, quindi per poter chiedere la domanda non è necessario essere tesserato. B, è chiaro che per poter fare la domanda io devo avere un compenso per attività sportiva dilettantistica. Le attività sportive dilettantistiche sono solo quelle riconosciute dal CONI, quindi se stessimo parlando di Zumba piuttosto che di yoga, piuttosto che di Pilates, piuttosto che di CrossFit, purtroppo vi devo dire queste non sono attività che, essendo riconosciute dal CONI, legittimavano la possibilità di riconoscere compenso sportivo. Poi, se invece in realtà io facevo corsi di ginnastica col metodo yoga o altre cose, allora il discorso potrebbe assumere un aspetto diverso. Ma resta chiaramente indicato che l'oggetto della prestazione deve essere una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI. Se l'oggetto della prestazione non è una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI o non è un'attività amministrativa gestionale fatta in favore di società iscritte al registro CONI, federazioni o enti di promozione sportiva, purtroppo non c'è la possibilità di richiedere i contributi dei 60 euro. Però Guido, se l'attività rientra ad esempio in quella genestica, attività di ginnastica rivolta al fondo... Allora stiamo parlando di ginnastica, non stiamo parlando di yoga. Non deve essere specificato. Cioè, capito? Cioè, il problema è questo, allora, attenzione, non stiamo per... Se parliamo di cultura fisica, se parliamo di pesistica, se parliamo di ginnastica, perfetto. Poi nessuno di noi va a indagare cosa ci sia sotto. Ma se io ho un contratto per Pilates e faccio Pilates, o meglio ancora, faccio, capito, un'altra disciplina, Feldenkrais, ecco, allora a questo punto, capito, sicuramente in questo caso, capito, io non posso ricevere questa. Ecco, volevo aggiungere un'altra nota su quello che hai detto sul tesseramento, però questo esula dalle leggi regionali che invece impongono. Stiamo parlando del compenso sportivo, stiamo parlando di questa indennità di 600 euro. Non è questa la sede per allargare, capito, sulla necessità o meno del tesseramento. Il tesseramento è importante per molte leggi regionali, il tesseramento è importante per riconoscere la natura sportiva della prestazione, cioè sono altri presupposti per cui il tesseramento diventa comunque importante, comunque consigliabile, comunque conveniente. Ai fini di questi 600 euro il tesseramento è irrilevante. Perfetto, irrilevante. Hai fatto bene a distinguere, perché chiaramente se no si creava confusione. Stiamo parlando solo di questo rimborso per i 600 euro. Esattamente. Abbiamo qualche battuta finale, perché penso che il senatore Barbara abbia molte cose da dire, visto che le persone sono scassate. Sì, no, io
Cerco di fare una rapidissima sintesi. Parto un attimo, consentitemi una battuta veramente di 30 secondi rispetto alla conclusione del ragionamento fatto dall'avvocato Martinelli sullo yoga, sul Pilates. Faccio una battuta. Noi oggi ci troviamo in una condizione tale per cui tutti coloro che non sono ricollegabili alle discipline sportive riconosciute dal CONI oggi possono essere escluse dall'applicabilità dell'agevolazione, perché in qualche modo l'ordinamento sportivo italiano non li riconosce. Io credo che ci troviamo proprio di fronte al limite dell'ordinamento sportivo italiano, il principale limite dell'ordinamento sportivo italiano, e lo vediamo proprio in questi giorni, dove la stragrande maggioranza, anzi la totalità dei cittadini, fa sport a casa, o meglio fa movimento a casa, e tutte le elucubrazioni mentali dell'ordinamento sportivo italiano paradossalmente potrebbero andare ad escludere da qualsiasi tipo di riconducibilità fiscale tutti coloro che fanno sport a casa, perché non sono riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Questo è il limite sul quale si deve ragionare e sul quale bisogna fare del tutto per andare a scardinare questo modo di concepire lo sport in Italia. Detto ciò, vado a concludere. Innanzitutto grazie per avermi invitato, ma soprattutto grazie per il modo attraverso il quale abbiamo approcciato ai ragionamenti che oggi abbiamo sviluppato. Massima correttezza, non abbiamo voluto illudere nessuno, siamo partiti dall'esistente, siamo partiti dalla spiegazione che dovevamo a tutti coloro che si occupano di sport su quello che sta accadendo. Purtroppo quello che sta accadendo è poco, ma dobbiamo fare il possibile per farlo diventare tanto, e questo sarà possibile farlo soltanto nel prossimo decreto. Sul prossimo decreto veramente dobbiamo alzare il livello dell'attenzione per cercare di estendere le agevolazioni in campo sportivo al maggior numero di soggetti possibili, andando a ricomprendere all'interno di questa agevolazione anche quelle che passano attraverso la possibilità di poter andare a toccare il primo tasto della sofferenza, che è quello degli affitti. Guido faceva riferimento, l'avvocato Martinelli faceva riferimento alla impossibilità tecnica di andarci in qualche modo a ingerire nelle dinamiche del rapporto tra privati, ossia tra il proprietario dell'immobile e colui che ne fruisce. C'è però il credito d'imposta. Sul credito d'imposta dobbiamo ragionare, perché con le compensazioni si può andare ad ottenere una sorta di risarcimento di quelli che sono i danni che questo comparto sta vivendo in questo momento. Però dobbiamo cercare anche di essere responsabili e consapevoli. Io sto sentendo tanti amici che in questo momento chiedono di fare il possibile per andare a riaprire l'attività. Non dobbiamo cercare di andare incontro a delle esigenze che sono legittime, sicuramente importanti, ma che in questo momento rasenterebbero l'incomprensibilità. Tutta Italia è chiusa, non possiamo andare a chiedere che possano essere riaperti i centri sportivi. In questo momento faremo soltanto del male a coloro che in qualche modo stanno manifestando questa intenzione. Non dobbiamo passare dalla fase dell'invisibilità alla fase della incomprensibilità, perché questo è il rischio che si vuole. Dobbiamo fare le cose sulle quali possiamo sicuramente cercare di dare il massimo, e faremo veramente il massimo per cercare di dare risposte a tutti quanti. Dobbiamo però cercare di scardinare la burocrazia, dobbiamo scardinare una cultura sportiva che fatica a dare risposte a tutti quanti, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni, fa fatica a dare risposte a un comparto che fa veramente tanto per la società italiana e soprattutto abbatte la spesa pubblica per quello che riguarda la sanità. Dobbiamo cercare di fare sintesi in questa direzione. Io farò il possibile perché tutti gli strumenti che sono a mia disposizione possono andare in questa direzione, e non aggiungo altro se non ringraziare tutti coloro che in questo momento stanno dando un contributo alla difficile situazione che tutto il paese sta vivendo, in particolare il mondo dello sport sta soffrendo. Io non aggiungo altro se non dichiararmi nuovamente a disposizione per qualsiasi altro ulteriore confronto che potrà esserci da domani in poi. Grazie.
Buonasera a tutti. Grazie Presidente per il tempo e per il suo contributo che è stato sicuramente fondamentale anche per rassicurarci, perché stiamo vedendo che lei sta facendo tantissimo per l'ambiente e credo che possa rappresentare un trade union per tutti quelli che vogliono vedersi rappresentati. Un'ultima battuta, Bianca Maria, se vuoi dire qualcosa. Speriamo che non ci sia il tilt che si è verificato all'INPS e che la piattaforma di Sport e Salute funzioni un po' meglio, me lo auguro. Speriamo che sia così semplice come hanno promesso che sarà, non lo so, lo auguro a tutti. Niente, solo un saluto e speriamo soltanto che tutti quelli che lavorano, cioè i destinatari di questo provvedimento dei 600 euro, non siano da dopodomani, da quando finiscono questi soldi, di nuovo dimenticati. Benissimo, direi che questo è una delle cose fondamentali. Io allora, chi avesse delle domande, chiaramente non si può andare nel dettaglio specifico perché ho visto che avete scritto tantissime cose, però se mandate una o su Messenger di FIF oppure alla mail FIF@FIF, potete fare delle domande che noi gireremo o all'avvocato Martinelli o all'avvocato Stivanello. Però è chiaro che se uno fa delle domande estremamente complesse fatica a rispondere, però se si riesce a essere sintetici con delle domande abbastanza brevi cerchiamo di dare una mano. Noi ringraziamo di cuore tutti voi perché siete stati tantissimi. FIF sta lavorando insieme ad ASI, ma stiamo cercando anche di colloquiare. Io vedo che ASI sta cercando di colloquiare con tante tipologie di enti, perché gli enti di promozione sportiva devono fare quella che è stata chiamata massa critica per cercare di dare voce a un settore enorme. Un settore che è composto anche dalla parte profit. Ora, senza creare una commistione fra le due, però è una realtà che numericamente è importantissima, così come vanno tutelate le società commerciali, i personal trainer con partita IVA, bisogna cercare di dare tutela anche a tutti gli altri. Ci stiamo provando, non è facile, dateci la vostra presenza, come ripeto, potete scrivere a FIF@FIF, o a Messenger di FIF se volete fare delle domande su questo argomento, cercheremo di darvi risposta. Io ringrazio tutto, ringrazio anche la B-Studio per la parte tecnica e ci vediamo prossimamente perché non è detto che faremo un altro collegamento. Grazie a tutti.